Bentornati su ogni momento, io sono Marco. Oggi c'è Mario Di Donato insieme a noi, operatore olistico di TerraCuore.it, che ci parlerà dei meridiani, ci spiegherà cosa sono e come funzionano. Vi auguro una buona visione e tanta felicità. Ciao amici e benvenuti al canale video di TerraCuore.it. Oggi diamo una descrizione molto semplice di cosa sono i meridiani che derivano dalla tradizione cinese. I meridiani sono uno dei più antichi modelli di vedere e interpretare l'energia sottile. Immaginate i meridiani nella descrizione classica esattamente come un fiume che trasporta anziché acqua energia. Una rete ramificata quindi di fiumi, un po' come le vene nel corpo umano che trasportano sangue, i meridiani sono una rete ramificata nel corpo che lo attraversa, entra dentro, torna in superficie, che anziché trasportare sangue, trasportano alcune qualità di energia sottile. Ad esempio, l'energia entra dal meridiano di polmone e viene trasformata. Eh sì, perché noi non possiamo usare l'energia ambientale esterna, non funziona così. Nello stesso modo in cui ci nutriamo, mangiamo, che so, una zucchina, una banana, qualunque cosa, patatine, ma non possiamo usare la patatina così per come è. Dobbiamo smaltirla, dobbiamo scinderla nei suoi elementi principali, trasformarla e renderla quindi utilizzabile per il nostro corpo. Con l'energia sottile è esattamente la stessa cosa, noi non possiamo usare l'energia ambientale grezza, non è compatibile. O meglio, quella che viene prodotta dalle piante nella natura incontaminata è molto compatibile e il nostro corpo energetico riesce a utilizzarla con pochi filtraggi, con pochi adattamenti. Ma normalmente nella vita di tutti i giorni questo è impossibile. La maggior parte dell'energia, ad esempio, che ci arrivano da vita nelle città, esseri umani, tutto quello che è il vivere, soprattutto a livello psichico, quelle energie non sono utilizzabili così come sono, vanno trasformate. Il meridiano di polmone accoglie quindi l'energia esterna, la trasforma, in realtà tutti i meridiani sono in grado di farlo, ma è il compito primario del meridiano di polmone. La trasforma e poi la distribuisce e la passa al meridiano successivo. E di meridiano in meridiano l'energia portata dentro assume qualità diverse e svolge compiti differenti. I meridiani potete immaginarli come una rete proprio che passa attraverso il corpo, come un vero fiume. Un fiume trasporta acqua, i meridiani trasportano energia sottile. E qui diventa interessante. Parliamo quindi di risorse vitali. Come possiamo vedere le risorse vitali umane e le loro inibizioni in un'ottica di meridiani? L'esempio è molto semplice. Immaginate un fiume. A un certo punto una parte degli argini crolla e il fiume viene quindi in parte ostruito. Si forma quindi un'imboccatura stretta dove l'acqua scorre più rapidamente, ha più forza, ma si incune in un punto più stretto. E quindi magari la vita del fiume, i pesci non riescono a passare oltre e si crea penuria di pesci nel lato successivo. Oppure la frana è tanta, blocca l'acqua e questa comincia a dilagare nelle campagne circostanti. Oppure nella fonte da cui nasce il fiume e dalle varie fonti che lo alimentano si crea siccità, per cui il fiume va in secca. O ancora arriva un punto il fiume in cui improvvisamente da stretto che era si allarga, per cui c'è un effetto boom, o viceversa. Da largo che era si restringe improvvisamente e impatta come di fronte a un muro. Può essere che alcuni argini siano cedevoli, siano troppo bassi e allagano, può essere che altri siano molto alti. La stessa immagine che vi sto dando di un fiume potete vederla anche nei confronti dell'energia sottile e delle risorse vitali umane. Questo perché? E guardiamola da un altro punto di vista. Quando si lavora, ad esempio, in una normale sessione olistica o biodinamica, che dir si voglia, apro una piccola parentesi perché forse è una notizia che non sapete, ma da inizio 2018 il Veneto ha riconosciuto con un decreto legge le discipline bionaturali, definendole come discipline del benessere bionaturale e scrivendo proprio nel decreto legge che le discipline bionaturali sono quelle che non sono attività medica e si occupano di ripristinare o educare o ricreare il corretto equilibrio
delle risorse vitali umane. La parola risorse vitali è stata usata proprio nel decreto legge. Questo è molto interessante perché tutto quello che facciamo nell'olistico, ad esempio, ci sono discipline diversissime fra loro, ma ad esempio discipline più fisiche come lo shiatsu e i tuina, oppure discipline più energetiche come la ricalibrazione planetaria, come ad esempio la tecnica energovibrazionale, o energetiche e psicologiche, come ad esempio il Theta Healing, o altri metodi ancora, il Reiki ad esempio, e tanti altri. Ecco, tutte queste discipline si occupano esattamente di andare a stimolare, ripristinare e ottimizzare quelle che sono le risorse vitali. Ma come lo fanno? Boh, torniamo all'esempio dei meridiani. L'esempio dei meridiani è semplice, prendiamola così ad esempio. Vivo un evento difficile, un evento di quelli che mi si chiude qui dentro. In quel momento in cui mi si chiude qui dentro, ad esempio, un cuore, il meridiano di cuore che è adibito alle principali trasformazioni dopo il meridiano di polmone, e il meridiano di cuore è quello che rende l'energia sottile che scorre nei meridiani digerita nel migliore dei modi e disponibile per tutto il resto del sistema. È molto ok. Dicevamo quindi, se il meridiano di cuore, se nel meridiano di cuore, che immaginiamolo come un fiume, si forma una strozzatura, perché quella strozzatura è il dolore provato in quel momento ed è stato talmente intenso da finire per memorizzarsi. Ecco che ho un indebolimento del circuito dei meridiani e quindi un decremento delle risorse vitali, che poi può diventare anche un decremento della lucidità e della capacità di affrontare con chiarezza una situazione o una tematica. Non stupitevi perché fin dall'antica Grecia si diceva mente sana in corpo sano, c'è una relazione profonda fra i due che non può essere ignorata. Ma andiamo oltre, perché quindi ristabilire le risorse vitali vuol dire proprio andare a, con le nostre pratiche, ad esempio con la ricalibrazione planetaria, a prendere coscienza della tematica che è rimasta in loop, bloccata, e andarla a sciogliere, permettere la spontanea rielaborazione della tematica e il conseguente liberamento delle risorse vitali bloccate in quel momento. Immaginatela anche da questo punto di vista, immaginate il film della vita, la pellicola che viene proiettata. In questo fotogramma c'è un evento difficile, ma poi vado oltre e lo supero. Ma in questo fotogramma è rimasto l'evento difficile. Questo è un pezzettino che mi va a condizionare. Di conseguenza riavvolgo il nastro del tempo. Vado ad agire su questo fotogramma, ripristino l'equilibrio ideale nel momento in cui è stata vissuta la difficoltà, sciolgo la difficoltà, creo la forza che mi serviva, oppure acquisisco, le vado a richiamare quelle che sono le facoltà che mi servono in quel momento. Questo nelle discipline energetiche è possibile quando il praticante riesce a entrare in uno stato, diciamo, di meditazione piuttosto profondo. Uno stato in cui la coscienza non vede più, diciamo, l'ordinario, la materia, la fisicità, ma vede proprio il sottile, le tematiche e le percezioni che abbiamo sepolto dentro di noi e diventa in grado di letteralmente ricreare ex novo delle memorie in termini sottili, ricreare la realtà, che non è ti creo così dal nulla l'oggetto fisico, no? È ricreare noi stessi su un piano metafisico e sottile, che poi va a influenzarmi tutti gli altri piani. Perché? Perché è il piano delle risorse vitali. Questo è molto interessante. È chiaro che quando vi sto dicendo non sostituisce l'attuale medicina, semmai può essere un'altra strada parallela a tutte le altre, nel massimo rispetto di tutti i percorsi che possiamo utilizzare. Questo infatti è il campo delle discipline olistiche. Ho usato l'esempio dei meridiani per parlarvene. In effetti siamo andati un po' oltre, però il concetto è questo. Parliamo sempre di tecniche, di metodi, di pratiche che vanno utilizzate dall'operatore o dalla persona che le studia per se stessa o per altri, ma che prima di tutto coinvolgono un profondo cambiamento interiore, perché se quel cambiamento interiore non c'è, funziona poco. Voglio dire, se non voglio lasciarmi andare e mollare quelle tematiche che tengo lì dentro di me, posso lavorare molto sui meridiani, ma si muove poco. Vabbè, chiusa parentesi. Sotto questo punto di vista possiamo intendere molte tematiche. Vediamone un'altra, ad esempio, quella in cui il meridiano si frattura. Perché si frattura? Faccio un esempio. Faccio ad esempio una pratica per incrementare il mio chi, la mia potenza vitale. Boh, ma i miei meridiani sono a sufficienza elastici per permettermelo?
sono elastici quando li ho allenati. Li ho allenati attraverso l'elasticità mentale, li ho allenati attraverso l'attività fisica, li ho allenati attraverso il lavoro su me stesso con le energie sottili. Se non li ho allenati a sufficienza, che succede? Succede che incamero una bomba di energia grezza, magari il meridiano di polmone è sovraccarico e non riesce a elaborarla, il meridiano di cuore è preoccupato e non riesce a elaborarla e mi arriva una bomba grezza che il mio circuito dei meridiani non riesce a gestire. Magari sono un po' rigidi e pum, e alcuni meridiani si frantumano, si rompono cioè le loro membrane protettive, diventano come dei fiumi che non hanno gli argini, non li tengono più e inondano. Ed ecco che lì c'è una dispersione di energia, un calo energetico, un calo del potenziale energetico. Ad esempio, se vi è mai capitato di camminare per strada, magari pochi giorni dopo aver fatto un'esperienza sottile molto intensa, e scoprire che sentite le emozioni degli altri, va bene, ma che le emozioni degli altri vi pesano come macigni nella pancia che non riuscite più a digerire e ci state male per ore o per giorni, ecco, questo vuol dire che uno o più meridiani o altre strutture del corpo energetico sono rimaste fratturate. Queste cose si fratturano in base alle emozioni troppo violente che proviamo. Violente, incontrollate, ma non è solo il concetto dell'emozione, alle volte è anche proprio un lavoro col sottile troppo intenso, troppo potente. Ci sono molte casistiche adesso, non è il caso di cadere nei pregiudizi, ok? Ma cosa me lo previene a monte? Elasticità mentale, allenamento fisico, oppure lavoro con le energie sottili su queste strutture. Il lavoro con le energie sottili infatti in realtà serve a ripristinarle il loro perfetto stato di equilibrio. Il loro perfetto stato di equilibrio, l'equilibrio delle risorse vitali, è quello che mi serve per realizzarmi come anima. Cioè, quel pacchettino con cui, prima di entrare in questo corpo, ho detto, beh, a me serve realizzare tutta questa serie di cose. Bene. Entriamo in un corpo, anzi, creiamo un corpo in corrispondenza con i genitori e realizziamo delle cose. Quelle che mi arrivano sono le risorse vitali che posso utilizzare. Ecco quindi perché ci interessa operare un lavoro di riequilibrio e di potenziamento delle risorse vitali anche attraverso i circuiti dei meridiani. Questo è un esempio per spiegarvi come lavorano le tecniche olistiche, ad esempio basate sulle energie sottili. Un piccolo spunto a quanti pensano al «Oh mio Dio, ma allora forse c'è un meridiano rotto?» No, tranquilli, ci vivete lo stesso, ok? Il punto è che quando le membrane del corpo energetico in un meridiano, come in un chakra, come in un altro, sono fratturate, lasciano passare un po' troppo. Molte, ad esempio, percezioni incontrollate nei confronti del sottile non sono altro che questo. Cioè, membrane, ad esempio, nei lobi frontali, membrane energetiche che sono un po' fratturate e lasciano passare troppe informazioni e lì vediamo cose strane. Ricreare equilibrio si può, questo lo potete fare usando qualunque tecnica basata sul sottile, purché avete consapevolezza di cos'è la membrana del campo, ad esempio la membrana che avvolge un meridiano, la membrana che avvolge un chakra, la membrana che avvolge un campo energetico, lavorate su quella membrana per ripristinarla. La membrana definitela come la pelle che avvolge il campo energetico, qualunque campo energetico, un campo energetico è un agopunto, un meridiano, un chakra, eccetera. Lavorando sulla membrana la si ripristina. Il focus è ripristinare l'integrità della membrana. Nella ricalibrazione planetaria lo facciamo con un mix di energie sottili, adatte esattamente a ricreare la membrana. La membrana è anche l'identità del campo energetico, per questo noi usiamo l'energia Marte. L'energia planetaria Marte è quella che ti va a ricostruire la membrana perché ricorda al campo energetico la sua identità, ovvero meridiano del cuore, tu sei nato per essere un meridiano del cuore, ricordati di chi sei, energia Marte, ripristino la membrana, emanazione di energia difensiva che filtra ciò che entra e impedisce, se quello che entra non è consonante, di entrare, ma permette l'entrata di ciò che è consonante. Così funziona l'energia Marte. Questa è la punta dell'iceberg, però. C'è caso e caso. Bene ragazzi, direi che questo è tutto, abbiamo spaziato fra molti argomenti e forse il video è venuto un po' lungo. Ci vediamo alla prossima, grazie e arrivederci.